Non si accende. La riserva d'olio è finita.
solo gli innocenti, i coraggiosi e i pazzi oserebbero svegliare la regina Malikel dal suo riposo. A che categoria appartieni? Che sei? Perdonatemi, signora. Sono solo un misero inviato di Abaddon. Ho bisogno dell'aiuto di vostra maestà per una questione molto delicata. Per prima cosa devo chiedere il vostro intervento. Re Iblis ha soggiogato una mia compagna, un ibrido molto importante per il mio capo. Una trasgressione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa per tutti noi. È anche mio spiacevole compito, ne sento il dovere, di avvisarvi che vostro marito sospetta che sua maestà lo voglia tradire. Stai mentendo! È vero, era travestito, intenzionato a mettere alla prova la vostra fedeltà. Ha detto che avremmo potuto trovare un alleato nella regina se... Oh, quello! No, per forza sospetta di me, ne ha il diritto. Abbandonare la sua sala delle divinità per cercare dei complotti è il suo passatempo preferito. Beh, è anche vero che ha catturato un ibrido. Senza dubbio lo ha fatto. Un suggerimento. Quando sei a Volga, cerca di emulare la forza dei Din e non il nostro talento per gli inganni. Perché menti? Vostra maestà? Non sei un inviato di Abaddon. Abbiamo ospitato dei sottoposti di Abaddon numerose volte. Tu non sei uno di loro. Sta provando un nuovo tipo di inviati in questo periodo. Ho il dono di leggere la mente delle persone, i loro pensieri. Sappilo. Di chi sei, servitore? Abaddon. Oh, sei testardo. Anche coraggioso. E c'è qualcosa di profondo in te che confesso di non riuscire a leggere. Ma lo farò a suo tempo. E per semplificare tutto, sei al servizio di Arella. Se sei venuto a chiedere il mio aiuto, dovresti essere abbastanza saggio da essere sincero e non farmi arrabbiare. Cosa vuoi? Ho bisogno di recuperare l'ibrido da vostro marito. Questo è ciò che vuoi adesso. Perché sei venuto a Volga? Sono venuto qui da Nexus con l'ultima speranza di salvarci. Il nostro guardiano, Kronos, è stato assassinato. Il guardiano del tempo è morto! Gli è stato strappato il cuore. È stato un ibrido agli ordini di Abaddon. Nexus è caduto nelle mani del caos. È solo questione di tempo prima che tutti i regni crollino, Volga incluso. Per anni ho avvisato Iblis che Abaddon non era affidabile. Ma è sempre stato accecato dalla promessa del dono dell'immortalità e di un'influenza che travalicasse questo regno. Ora la sua avidità potrebbe essere letale per tutti noi. Potrebbe essere stato avvisato del tuo arrivo da Abaddon e intercettato l'ibrido per la minaccia che avrebbe potuto rappresentare. A Iblis piace sempre agire per primo. Se poteste aiutarci, vostra maestà, voi dovete... Se la nostra dinastia si trova sull'orlo di un precipizio, permettimi di decidere cosa devo fare! Dov'è il tuo ibrido? Ancora con il re, immagino. La sua essenza Din ha fuso la sua volontà con quella del re. Dammi la tua mano. Al contrario dell'essenza di Iblis, la mia non consumerà la sua mente. Ora tocca a te scegliere se fidarti o meno. Ora, recupera il tuo ibrido dalle mani di Iblis e torna da me. Con lei avremo ancora qualche possibilità. Se fallisci, allora finiremo tutti per far compagnia al leggendario corpo di Abdisur nel labirinto sotto Volga. L'Oblivion non ci sarà più. Grazie, vostra maestà.
sono felice che tu sia ancora vivo. Così avrò la possibilità di ucciderti io. Aspetta! Sono io, Scree! Siamo alleati, anche amici, ricordi? Non credo proprio. Devi ricordarti di me. Siamo venuti qui insieme. Perché diavolo sarei venuta qui con te? Non stai bene, Jen? L'essenza d'In che ti è stata trasmessa da Iblis ti ha ridotto alla sua mercé. Beh, mi sono sentita un po' strana ultimamente. Vedi? Non sei in te al momento. Lascia che ti aiuti, per favore. Non vorrai davvero farmi... Mi saresti molto più utile se rimanessi fermo! Jen, stai commettendo un errore! Bel tentativo, piccola pietra. Per favore, non chiamarmi così. Oh, non ti piace essere chiamato piccola pietra? Qual è il problema? Mezza pinta. Improvvisamente sei diventato un cattivo bonsai. Forza, piscia sotto, alzati. Bene, giovane. Ora non mi lasci altra scelta. Sì, porta lassù. Forte come un bisonte. Rompiamo la presa di Iblis su di te. Jen, come stai? Come se fossi appena uscita da un pozzo di letame. Immagino che non sia bello. Cos'è successo? Cavolo, ho fatto dei sogni molto strani. L'essenza che Iblis ti ha passato ti ha resa sua schiava. Ho perso il controllo. Ho fatto qualcosa di male. Beh, sì, ma non peggio di quanto mi aspettavo, visto le circostanze. Che ho fatto? Ho spaventato qualcuno, parlato strane lingue, imitato Elvis. Non importa, Jen, ciò che conta è che tu sia tornata. Forza, Scree. Non mi imbarazzerò. Era una sorta di povera sfigata sempre in un angolo? Perché l'ho fatto alcune volte in servizio? Oh, oh mio Dio. Ora mi ricordo. Ti ho colpito. Beh, ci siamo colpiti tra di noi. Abbiamo combattuto un po'. Ti ho chiamato in modi orribili. Scree, mi dispiace. Ora è tutto passato, Jen. No, ma veramente, Scree, le tue dimensioni... non sono un problema per me. Lasciamo perdere. Ok. Gasus san vadne akkar arkur... Senti, è meglio che ti trasformi in una Din per controllare se l'essenza di Malikel è pura. Bene, vediamo. Dovere uccidere Piccoletto. Oh, molto divertente. Scree, aspetta, stavo scherzando. Lo sai che per me sei un gigante. No, ma non essere così sensibile.
Devi incontrare Malik, la regina. Possiamo veramente fidarci di lei? Probabilmente no, ma non importa perché ci sta aiutando. Temo che avremo bisogno di lei. Vostra Maestà, sono tornato. Questo lo vedo. Bene, lei deve essere il tuo ibrido. Salve, ogni tanto la mia gente mi chiama Jen. E allora? Ho sentito che lei potrebbe risolvere i nostri problemi. Credo che tu potresti essere la soluzione. Tanto tempo fa, Abaddon aveva bisogno che sul trono di Volca sedesse un suo alleato. Così ha donato l'immortalità a mio marito. Il suo regalo è stato un cuore di pietra che pulsa per l'eternità nel cuore di mio marito. In base alla leggenda, il cuore resiste al tempo e alla malattia e lo protegge da demoni e mortali, ma non da un ibrido. Quindi è lo stesso tipo di pietra che Lewis ha strappato dal petto di Kronos? Esattamente. Con questa pietra, il guardiano del tempo può tornare in vita. Devi uccidere il re e prendere il suo cuore. Vuole che uccidiamo suo marito? E che gli strappiate il cuore, esatto. Allora questo è il segreto del vostro sovrano e potremmo far rivivere Kronos. E stabilizzare il Nexus. E i reami potranno sopravvivere. E qui io salirò al trono. Che ne pensi, Jen? Sei tu che devi farlo. Beh, visto che tutti lo vogliono morto, chi sono io per discutere? Non sarà facile. I Din sono figli del fuoco. Il potere di Iblis è maggiore quando cresce il magma. E il vulcano si sta risvegliando. Ora che ti sei liberata dal suo controllo, si sarà ritirato nella sala delle divinità. Sarà lì ad aspettarvi. Grazie, Vostra Maestà. Sei pronta, Jen? No.